popolazione locale. E parliamo adesso di efficientamento energetico, una strada da percorrere anche per risparmiare. Molti utenti, molti cittadini sono convinti che uno dei migliori modi per farlo sia approfittare delle agevolazioni fiscali stanziate dal governo per le opere di efficientamento energetico. E questa è la fotografia che è stata scattata da Estra Multi Utility, tra le prime in Italia nel settore dell'energia, nel corso di un'indagine che è stata recentemente condotta per conto dell'azienda Estra dall'Orion Consulting, l'istituto di ricerca di Milano. In che modo Estra punta sull'efficientamento energetico? Estra come azienda del territorio a disposizione di cittadini e imprese anche sull'efficienza energetica. Già nei nostri store si può reperire molte informazioni, ma attraverso Estra Clima a breve lanceremo una vera e propria call come ESCO, metteremo a disposizione delle risorse importanti per offrire progetti di efficienza energetica che sollevino l'azienda di fatto da questioni organizzative e finanziarie. Estra sarà in grado di proporsi facendo uno sforzo economico e procurando alle aziende un risparmio che andranno a finanziare l'investimento di modernizzazione della propria azienda. Ecco appunto, perché la cosa importante è far capire anche alle aziende, farle entrare nell'ottica di un risparmio energetico. Sì, abbiamo commissionato questa indagine proprio perché serve anche colmare un gap informativo. Non bastano i decreti del governo, serve investire in comunicazione, in consapevolezza che è possibile alleggerire le nostre bollette grazie soprattutto all'efficienza energetica. Lo devono capire i clienti domestici, ma soprattutto le aziende, e si fa del bene anche all'ambiente. Dall'indagine che abbiamo condotto su un campione di 500 cittadini italiani e 250 piccole e medie imprese emerge un altissimo interesse da parte di entrambi i campioni per le misure di efficientamento energetico e per la possibilità di risparmiare attraverso queste misure. Emerge però anche che un quinto degli italiani e circa un terzo delle aziende hanno attuato questo tipo di misure, pur non essendo consapevoli fino in fondo del reale risparmio possibile, ovvero si sottostima il risparmio che può venire da determinati tipi di interventi, in particolar modo dalla sostituzione ad esempio delle lampade a LED, cioè delle lampade con lampadina a LED nei propri impianti, oppure la sostituzione della caldaia e altri tipi di interventi che abbiamo